E si inizia la puntata del venerdì di Giro di Tacco. Buongiorno sorrisini, buongiorno da Carlotta e come potete vedere dai miei ospiti, Luca Roncari e Buongiorno, Giorgia, buongiorno buongiorno, amici, buongiorno benvenuti. intanto. Buongiorno a Un tutti. ringraziamento speciale a Carlotta che ci ospita oggi in questo bellissimo studio qui a Radio Sorriso, Sorriso TV. È un onore e un piacere ritornare in questi studi. Ringrazio, come sempre, innanzitutto il direttore Alex So, Che e che salutiamo salutiamo e ovviamente. ringraziamo, e tutta la direzione della famiglia di Radio Ma Sorriso. grazie a voi di essere stati con noi, di essere qui oggi. E inauguriamo tra l'altro il fantastico sfondo estivo del nostro studio. Eh sì, perché oggi è Bellissimo. il primo giorno Oggi è il primo d'estate, giorno d'estate, primo giorno ragazzi. Primo giorno d'estate. d'estate. Noi ci siamo messi d'accordo, no, non è vero, sull'abbigliamento, però siamo proprio belli coordinati con i colori di Radio Sorriso, come potete vedere sul post che è uscito sulla nostra pagina Facebook. E adesso ci facciamo una bella intervista in diretta TV. Vi ricordo, cari amici all'ascolto, che potete mandare un saluto a Luca e a Giorgia con un messaggio WhatsApp al numero 393 7366888, numero che vedete naturalmente anche qui in sovrimpressione, quindi potete segnarvelo in qualunque momento. Cominciamo perché allora vogliamo tenere le novità sugose per ultime o le spariamo così Come vuoi all'inizio? te, come preferisci. No, dai, devi dirmi cosa facciamo. Partiamo dall'inizio, secondo me. Sì. Perché tu sei molto giovane, Luca, Sì. sei giovanissimo, però hai già la tua orchestra. Quanti Sì, elementi siete, intanto? allora, io ho 28 anni. Potresti essere quasi mio figlio. 28 anni. L'orchestra ce l'ho da 10 anni. E orchestra Luca Roncari, 6 anni, 10 anni di carriera d'inizio di questa avventura musicale, prima con altre situazioni e poi con la formazione di orchestra Luca Roncari. Noi siamo in 7 elementi, 6 musicisti più il tecnico Luci, e grande collaboratore. E portiamo l'allegria, la musica, la simpatia nelle feste di piazza, nei locali dove ci richiedono. E sono anche molto contento perché abbiamo un bel calendario, quindi il lavoro non manca, dai. Oh, bene, Diciamo quindi. così, siamo contenti, anche l'estivo va molto bene, anche l'invernata sta venendo su un bel lavoro, quindi grazie già da ora a tutti i comitati, feste di piazza, gestori di locali e di manifestazioni che ci ospitano, veramente siamo onorati di questo. Poi magari ricordiamo anche qualche appuntamento Sì, estivo, estivo, giusto? sì. E allora ragazzi, agenda alla mano, mi raccomando, avete tutto il tempo di procurarvi carta e penna perché poi diciamo qualche bella data. La mia curiosità, Luca, è come nasce in un ragazzo così giovane, perché ha iniziato veramente giovanissimo, l'idea di costituire un'orchestra? Allora, i miei genitori hanno un ristorante nelle zone di Vicenza e lì, quando ero piccolo, venivano le orchestre a suonare perché sì, a quel tempo c'erano anche matrimoni, quindi si facevano più matrimoni e veniva queste orchestrine, queste orchestre a suonare nel mio locale e nel locale di famiglia. E lì io mi mettevo davanti, siccome che quando ero piccolo non ero molto vivace, ero molto, molto super, super iperattivo, Ah sì, diciamo. era un È un terremoto. terremoto. E quindi mia mamma mi metteva davanti all'orchestra e io tutto il tempo che loro si esibivano, io stavo tranquillo e stavo lì ad ascoltare, a vedere, ad osservare come facevano, come non facevano. E da lì è nata la mia passione. Poi con studi di canto e anche sono anche autodidatta, poi dei studi che ho fatto, sono arrivato a costruire prima un duo musicale e poi un'orchestra. Vedi, quindi hai assorbito dai professionisti fin da Sì, piccolissimo. sì. Che meraviglia! E la collaborazione con Giorgia come nasce? La collaborazione con Giorgia nasce qualche anno, ormai 2 anni. 2 anni, Però, e è nata per caso perché davvero? lei aveva bisogno di una serata di una sostituzione che la cantante precedente aveva un problema, e anzi non aveva un problema, si era sposata. Ah, il problemone, mamma mia!
si era sposata, e si è sposata, e ho chiesto a Giorgia se veniva a farmi una sostituzione, e lei è venuta. Poi lì è nata così una collaborazione, perché poi la cantante precedente aveva anche dei problemi di lavoro e anche problemi di salute personali, e da lì ho chiesto a Giorgio, ho detto dai, proviamo a intraprendere questa avventura insieme, e da lì è nato. Oh, vedi, è sintonia. Sintonia, infatti, ma vi vedo belli affiatati tra di voi, è proprio bello vedervi anche interagire. Sai cos'è di bello che c'è tra me e lei? Che quello che dobbiamo dirci ce lo diciamo. È fondamentale. Non è che teniamo nascosti, ma parliamo, ma quello che dobbiamo dirci nel bene o nel male, noi ce lo diciamo. Oh, punto. Così si fa, così si e fa. E quindi è una bella collaborazione, stiamo avendo anche un bel successo nel senso di apprezzamenti sia della coppia sia dell'orchestra in generale, quindi questo è bello, è bello. Anche tu, Giorgia, venivi già da una situazione di musica da ballo? Eri già nell'ambiente? Sì, non da tantissimo comunque. Sì, ho avuto altre esperienze e quando è arrivato Luca ho fatto quel saltino di qualità, diciamo. No, perché vorrebbe diminuire il prima. Anche perché servito. So che tu sei rocchettara. Brava. Andiamo d'accordo, io e lei andiamo d'accordo. Però mi piace, mi è sempre piaciuto il liscio, anche perché i miei genitori ballavano. Certo, quindi sei stata esposta anche tu, dalla più tenera età praticamente. Sì, sì. Vedi? E porti un po' di rock in quello che fate, ecco, questa sì. Tua anima. Diciamo che ho aggiunto una parte rocchettara. Beh, tu sei contento di questa cosa? Sì, fa dei brani anche abbastanza tosti anche su rock, quindi ci sta in mezzo a un repertorio di tradizione, un repertorio di innovazione, un repertorio di brani sempre aggiornati, eccetera. Ci sta anche il pezzo rock, il pezzo un po' più graffiante, il pezzo che dà quel tocco di diversità nella situazione. Anche perché immagino che ad una serata in cui c'è un pubblico molto variegato, c'è chi vuole ballare il liscio tradizionale, c'è chi vuole ballare la cumbia, c'è chi vuole ballare il latinoamericano, sia anche una bella soddisfazione per l'orchestra riuscire ad accontentare un po' tutti, giusto? E c'è anche chi vuole ascoltare. Ah beh, naturalmente, certo. Non certo. Solo ballerini vengono. E allora io proporrei di guardarci un bel esempio di questo stile graffiante di Giorgia, perché abbiamo un videino in programma che promette molto bene. Abbiamo un'interpretazione di The Best al Gran Galà 2022. Sì. Che se non sbaglio è stato quando l'hai presentata ufficialmente, sì, giusto? Sì. La presentazione ufficiale. Eri emozionata? Però. Di più. Ma soprattutto per i tacchi. Avevi dei bei tacchi, me lo ricordo, perché è stato il mio primo Gran Galà, il primo a cui ho assistito. Sì, sì, allora ho dei ricordi abbastanza vividi. Però sì, è stato tutto emozionante. Hai proposto, l'hai proposta tu The Best o l'ha proposta Luca? Ma è stata una scelta fatta entrambi insieme al buon Claudio Prospero, che saluto e ringrazio, come sempre un grande amico e un grande professionista. L'abbiamo scelta assieme questa The Best e quindi la riproponiamo oggi qui a Giro di Tacco. E allora ce la guardiamo insieme, balliamo, ci scateniamo e poi torniamo con Luca Roncari e con Giorgia. Beh, grandissima performance, Giorgia, veramente, complimenti. E che bei capelli lunghi, hai fatto un cambio di look, è molto bello anche questo comunque, meraviglia, un'emozione incredibile, che bello. Sta arrivando qualche messaggino, lo leggiamo, se riesco a recuperare il cursore del mouse, che oggi sembra essere un po' sfuggevole. Buongiorno a voi, un saluto speciale a Luca e Giorgia da Graziella di Vigonovo. Ciao Graziella, lei è una persona veramente speciale, una grande organizzatrice di eventi, e ne approfitto per ringraziarla di cuore per tutto quello che sta facendo per la mia orchestra, ma per tante orchestre del panorama della musica da ballo. E ricordo un appuntamento importante in cui ci vede protagonisti insieme a Graziella e tutto il suo staff. Il 6 di ottobre alle ore 12:30 festeggeremo il 6° compleanno dell'orchestra Luca Roncari e 10 anni di bel canto di Luca, del sottoscritto. Gli ospiti della giornata saranno Renzo
Lorenzo Biondi, Roger la voce del sole, Maurizio Medeo e il grande Carlo Bressan. Premio ospite alla carriera a Genio dei Pierrot, Giuliano Facchini e Renato e gli amici Renato Carraro. Quindi per tutte le informazioni trovate i numeri di telefono sulla pagina Facebook Orchestra Luca Roncari, oppure telefonate a Graziella Bettio al numero 338 57 72 777. Ma sulla pagina Facebook Orchestra Luca Roncari trovate la locandina con tutti gli eventi e anche con il grande evento da non perdere il 6 di ottobre alle Delizie di Camisano Vicentino, il sesto compleanno dell'Orchestra Luca Roncari e 10 anni di bel canto del sottoscritto. Una giornata da non perdere con delle sorprese che non possiamo svelarvi, ma ci saranno delle grandi, grandi sorprese e grandi scoop che non possiamo svelare. Quindi, per vedere tutto ciò, prenotatevi a questo grande evento. Beh, direi che c'è un bel po' di carne al fuoco. C'è carne al fuoco, perché dopo stiamo preparando insieme a tutti i ragazzi dell'orchestra a Giorgia uno spettacolo unico, cioè una cosa diversa dal solito, dalla solita serata, certo. Da ballo. Ci sarà il ballo comunque, perché faremo ballare, ma ci sarà anche qualche brano di spettacolo. Bello. E innanzitutto lì ci sarà anche proprio in questo pranzo e ballo una bellissima scenografia e un bellissimo esibizione di ballo della scuola di ballo Junior Giada della mitica e vulcanica Katia Carnio, che ringrazio di cuore perché è una persona veramente di cuore, una persona che ci mette amore e passione per quello che fa. Quindi mi raccomando, un evento da non perdere. E infatti vedo che hanno anche mandato, proprio Katia ha mandato un messaggio, tanti saluti dalla scuola di ballo Junior Giada. Che ringrazio, che fa tanti eventi, certo, con noi, quindi non solo quello delle Delizie, ma ad esempio anche quello di questa sera che saremo all'Odissea di Spresiano Treviso, un grande appuntamento in questa grande discoteca da ballo, in questa bellissima discoteca. Katia porterà tutto l'intranage della scuola di ballo e quindi sarà uno spettacolo unico. Immagino. Mi è venuta una curiosità quando hai detto compleanno dell'orchestra. Come calcoli il compleanno dell'orchestra? Dalla prima serata fatta con l'orchestra o dal momento in cui hai deciso di istituirla? Io la calcolo dalla prima esibizione fatta con l'orchestra Luca Roncari. Oh, ecco. Dalla prima esibizione, sì. Sei anni. Quindi eri un bambino, diciamo, sì. Giovanissimo, mamma mia. Complimenti. Però è stato bellissimo, perché e quando ho dato il nome proprio che è il mio nome, il mio cognome, alla fine è stata una bella soddisfazione, perché sai, quando costruisci in proprio nel ti togli delle gran soddisfazioni, sì. Ma dopo, quando sei accerchiato di grandi professionisti, il lavoro ti viene sempre più facile, naturalmente, perché quando sei circondato da persone che collaborano e ci mettono passione e voglia di fare, come Giorgia, ma come tutti i ragazzi dell'orchestra, il lavoro viene facile. Giochi facile, assolutamente. Noi adesso facciamo una piccola pausa, ma prima ci guardiamo il video di Mi piace. Che cosa ci dici? Mi piace, questa è una bellissima cumbia per fisarmonica, interpretata da Giuliano Trevisan e da Alessandro Trevisan, che è il figlio di Giuliano, nonché il nostro collaboratore in orchestra, che ci aiuta nel montaggio, nello smontaggio. E questa bellissima cumbia in collaborazione con l'orchestra Marco e il Clan, infatti vedrete il fisarmonicista di Marco e il Clan, Flaviano Capellari, che saluto e ringrazio. E questa bellissima cumbia, edizioni Trevisan, Novalis, la nostra Mi piace! Piace molto anche a noi! L'estate di Sorriso è tutta da ballare! La Mazzurca del Canarino, e con Luca Roncari e con Giorgia ritorniamo per la seconda parte di Giro di Tacco. Bella la Mazzurca del Canarino, ci piace molto. Una mazzurca che abbiamo scritto insieme al maestro Giuliano Facchini e Giuliano Trevisan,
per il fans club dei Canarini, Egidio, Marilia e tutti gli amici, che sono un gruppo che si dedicano al volontariato, alla solidarietà. E abbiamo scritto questa mazurka qualche anno fa, è ancora molto richiesta nelle serate dove ci sono loro, ma anche in altre serate che ci richiedono questa simpatica mazurka, e ve l'abbiamo dedicata. Bravi, bravi. Abbiamo a proposito un po' di messaggini ancora, un paio di messaggi da leggere. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti voi da Paolo e Cinzia. Paolo, Nardina e Cinzia, due persone speciali, presenti a tante Tante serate. serate, seguono noi ma anche tutte le altre orchestre, sono delle persone veramente speciali. Un saluto, un grande bacio. Ciao Cinzia, ciao Ci vediamo Paolo. presto. Ciao. Poi abbiamo un ciao bellissimi, ci vediamo domani da Graziella e Gianni. Graziella Ciao Bauce. Gianni, ciao Graziella, Graziella Bauce, ciao cari, grazie. Quindi un sacco di belle serate che si Che prospettano e adesso. Graziella Bauce, scusa che ti ho Sì, no, interrotto, figurati. è anche la nostra, una delle nostre fotografe e videomaker Oh, che davvero? ci fa le foto e anche i video nelle nostre serate, che poi le posta sui social. Ah, Quindi anche Paolo e Cinzia anche fanno Paolo e sempre video Cinzia. Un bellissimi. saluto anche speciale a Loris Ghiotto, che Sì. anche lui ci fa delle foto meravigliose, una grande persona, un grande amico. Quindi ci sono tante persone che con la loro semplicità e la loro voglia di fare immortalano, si dice, Certo. il momento dell'orchestra, ed è sempre un grande piacere. Che meraviglia, che meraviglia. Cosa ci si aspetta? Cosa mi devo aspettare io quando verrò ad una vostra serata? La simpatia, la nostra semplicità e la voglia di divertirsi e l'allegria. Oh, ed è tutto quello che ci serve. 2 o 3 ore in Spensieratezza. spensieratezza, bravo. Sì, che è Hai detto quello che ci giusto. serve, giusto? Sì. Perché Sì. comunque quando uno va fuori, quando io vado a ballare, che tanto lo sanno tutti che io non ballo, ma vabbè, facciamo finta di sì, non voglio pensare agli affaracci della vita di tutti i Esatto. giorni. Esatto, Esatto, bravo. bravo. Ed è così anche per voi? Assolutamente sì. Serve da ricarica personale, Certo, soprattutto. perché effettivamente una cosa che mi affascina molto del mondo della musica da ballo è questo, cioè voi state lavorando mentre gli altri si divertono, però per far divertire dovete divertirvi anche Sì, voi. è l'ingrediente principale quello. E questo arriva alle persone. Ah sì, si vede un sacco Sì, davvero. conta molto questo. Il divertirsi noi sul palco per primi. Beh, sì, perché se arriva uno sul palco e canta così e non dice, non fa nulla, ovviamente il pubblico un po' si stizzisce. Esatto. Però cioè, è come fare un lavoro che fa bene al cuore, giusto? Certo. Anche perché poi tu, Giorgia, da 2 anni in orchestra sei arrivata con questi capelli lunghissimi, poi hai fatto il taglio grintoso, vuol dire che ti sta facendo bene questo lavoro, cioè che ti sta Certo. piacendo. Ma anche perché noi dobbiamo, personalmente si deve crescere, cambiare, è giusto anche Ma noi donne cambiare. Finché si assolutamente. trova il proprio percorso. E quindi ti vedo molto serena, ti vedo molto a tuo Sì. agio in questa situazione. Sì. Luca è contento, pacifico, eh? Molto contento, ma anche di tutti i ragazzi, perché alla fin fine, come dicevo prima, e non voglio ripetermi, quando c'è una grande squadra, il lavoro viene più Beh, facile. naturalmente. E Vogliamo viene più salutarli tutti, già che Sì. siamo qui. Allora salutiamo il nostro fisarmonicista, tastierista e pianista Giuliano Trevisan, il nostro batterista Claudio Zampa e sound engineer, lui fa anche il Suono. tecnico del suono. Poi salutiamo voce e chitarra Fabio Pavani. Salutiamo al basso e alla voce Federico Cecchetto. Poi il nostro grande tecnico Fabio Lissiotto, insieme allo staff tecnico. E ci sono io e c'è la nostra Giorgia. E un saluto speciale, un ringraziamento anche allo staff Roncari, la nostra Rosella. signorina Rosella, che la salutiamo e la ringraziamo per tutto quello che fa per noi. Mandiamo un bacione, naturalmente. Alle 13:44 credo sia giunto il momento di parlare della grande novità di Eh sì, oggi. la grande novità è una grande novità perché
Abbiamo girato questo bellissimo video nelle spiagge romagnole. Oggi alle ore 18 sul canale della Suonami Edizioni Musicali e Discografiche verrà fuori il nostro nuovo videoclip dove vede protagonista il sottoscritto Giorgia, tutti i ragazzi dell'orchestra e non solo, e questo nuovo videoclip del nostro nuovo brano Pazzo Mambo, e ci ha scritto Gianni Drudi insieme ad Aldo Maiullo e Edizioni Trevisan, Suonami Baracca, e che ringrazio le edizioni, questo bellissimo mambo simpatico, e ne vedrete delle belle. Poi i prossimi giorni sarà anche presentato qui a Sorriso TV, che non ci dimentichiamo di guardare per vedere questo nostro nuovo pazzo mambo. Certo, e non solo radio, anche, non solo TV, anche radio, perché Anche sapete bene che io col mambo ci vado a radio. Eh sì. braccetto. Com'è stato girare il video in spiaggia? Un'esperienza nuova per me, Sì. assolutamente, però ci siamo divertiti Infatti, tantissimo. allora, io ho visto qualche spezzoncino perché c'è il piccolo video promozionale, vi vedo belli divertiti, belli rilassati con queste collane di Sì, fiori. ci siamo divertiti molto, sì, è stata veramente un'esperienza bellissima, poi si ride, si scherza e quando c'è questa energia positiva, si va a nozze, insomma, E dai. poi, mare, musica, cioè, Ti hanno portato. sole, perché c'era il sole Oh, finalmente. quando è stato girato? Perché ci sono, cioè, c'è stata una primavera un po' È turbolenta, stato normale dal punto girato di vista. sabato 8. 8 giugno. Ah, quindi è fresco Fresco, 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 fresco. proprio dal produttore al Sì, consumatore. sì. Era Era il tuo primo video, il mio Giorgia? primo video, sì. Oh, un bel battesimo di Anche questo, fuoco sulle vedi? spiagge Sì. romagnole. Beh, comunque non si direbbe, perché da quello che io guardando dal punto di ispezione ho detto, ma guarda che belli, che rilassati. Quindi brava, brava Giorgia, bravo Luca. Noi adesso ci vediamo un altro video prima dell'ultima parte dell'intervista e abbiamo un altro estratto del Gran Gala 2022, Sì, questo giusto? brano che sono molto affezionato, dei New Trolls, è Quella carezza della Che sera, la versione bella, baciata, ecco, meraviglia. alla La nostra maniera, insomma, dai. Sempre, riproponi anche in serata, di solito. sempre, E sì. allora, ragazzi, spostate un pochino il tavolo se avete finito di mangiare, fate un po' di spazio in cucina che si balla la baciata con quella carezza della sera. L'estate di Sorriso è tutta da ballare. Bravo Luca con quella carezza della sera, che meraviglia, bravi, bravi, bravi. Mi stavate raccontando un po' in retroscena del video di Pazzo Mambo. Avete fatto una notte bianca. Eh sì, perché il bello alla fine di tutto è anche il prima e il dopo, Beh, naturalmente giustamente. dopo abbiamo mangiato un'ottima piadina romagnola Oh, che è la cosa che che volevo lì non ce l'ha sapere. tolta Oh, nessuno. accidenti. Ma Puntualizzando. anche perché allora voi siete arrivati alla location direttamente da una Eh serata, sì, giusto? siamo andati, eravamo a Gavello, Rovigo. in provincia di Rovigo, e siamo partiti direttamente, Beh, sì, giustamente. improponibile tornare a casa, e quindi ci siamo diretti là a Igia Marina, perché eravamo a Igia Marina per il video, e il bello era che avevamo una stanza in albergo in quattro Hai persone. dormito con Non ho gli omoni, non dormito, hai dormito giustamente. praticamente. E l'appuntamento per iniziare a girare il video a che ora era? 9:30. Beh, dai, umano, umano e decoroso. Se mi dicevi alle 6 del mattino, dicevo, mamma mia. È stato bello perché poi alla fine chi si è svegliato, chi è riuscito a dormire un po', si è anche svegliato con Romagna Eh beh, mia. giustamente. Vero Luca? Il tuo Sì, amico c'era Angelo? Angelo che è che lavora in questo hotel, che fa sia cameriere, ma fa l'intrattenitore, canta, balla, suona, fa divertire gli ospiti, che è un mio amico Angelo. Dopo
di cola e partiva sempre con le sue canzoni, Romagna mia. Poi ci ha fatto sentire una catena, Oh, mamma mia, appena ma era mattina. svegliati, era una Ma hai cosa. sempre di bere il caffè No, prima delle canzoni? no, 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 lui è partito, ah. lui canta, dai, si diverte, insomma, ecco. È partita, ma io sono arrivata per prendermi la brioche che Beh, dovevo certo, ricaricarmi, no? Ma mi ha preso e ha iniziato a ballare. tu E io va bene, dai, vabbè, tu andiamo. eri mezza addormentata, non ti sei accorta, no? Esatto. Allora, arriva un altro saluto, un caro saluto a tutti voi di Sorriso TV e un forte abbraccio agli splendidi ospiti Luca e Giorgia e a tutti i ragazzi dell'orchestra Roncari da Rita Lago ed Angelo di Gallia Ciao Veneta. Ritina, ciao Ciao Angelo, Rita. anche loro due persone speciali che condividono sempre le foto su Facebook. Quando vengono a trovarci fanno dei bellissimi video e foto meravigliosa. Rita, veramente, guarda che ti aspetto presto e non mancare, ti aspettiamo presto nelle nostre serate per immortalare, ma dopo immortalare la serata, ma il bello è che mia mamma è contenta quando arriva la Ritina o che arriva, non so, Paolo e Cinzia, che arriva Loris Gotto, così lei da casa, finito di lavorare in ristorante, vede le nostre dirette, vede lo Ah, spettacolo beh, certo, dell'orchestra si Roncari, perde una quindi, serata. ma non solo mia mamma, la nonna, la famiglia e tutti quelli che non sono potuti essere presenti in quella serata, ma che ci vedono da casa. Bellissima Eh questa sì. cosa, davvero. E a proposito, ricordiamo magari qualche appuntamento delle prossime settimane. Allora, questa sera dalle ore 20:30 oppure anche a cena, vi aspettiamo. Saremo all'Odissea di Spresiano Treviso, questa bellissima locale da ballo, la città del divertimento. Quindi saremo proprio lì all'Odissea di Spresiano Treviso. Domani invece saremo al ristorante Pizzeria Roncari, Cornedo Vicentino, gioco in casa. Questa pizza e ballo con gli amici, fans, simpatizzanti. C'è ancora qualche piccolissimo posto, qualcuno proprio così, proprio per concludere il sold out di questa serata che faremo. Pizza, bibita e ballo a soli 20 euro. Per chi vuole prenotarsi, sempre nella pagina Facebook Orchestra Luca Roncari, sulla pagina Luca Roncari trovate i numeri di telefono per prenotarvi. Affrettatevi, mi raccomando, sono rimasti pochi posti. E poi, ovviamente, ricordiamo anche che questa sera, ore 18, sulla pagina delle edizioni Suonami, si potrà vedere il vostro nuovo video. Presto, Pazzo presto. Mambo. E presto anche su Radio Sorriso TV e Radio Sorriso, ovviamente. Bene, ragazzi, allora all'alba delle 13:55 ci avviamo verso la conclusione di questo appuntamento. Grazie di essere stati con noi, ma adesso andiamo di sopra. E ci passiamo mezz'oretta in radio, quindi rimanete collegati con Radio Sorriso sia su Sorriso TV che in radio perché Luca e Giorgia non se ne vanno. Terminiamo guardandoci un bel latino, vedo qui, Avvolgimi d'amore. Sì, è una cumbia che mi ha scritto il maestro Fausto Fulgoni qualche anno fa e lo riproponiamo con questo bellissimo videoclip. Avvolgimi d'amore, noi vi avvolgiamo di tutto il nostro amore, del nostro sorriso e della nostra simpatia. Grazie Luca, grazie Giorgia. Grazie Grazie a te, Carlotta e Carlotta. un meritato applauso a Carlotta perché è una grande presentatrice e una grande professionista. Ciao Troppo buono. sorrisini! Noi ci rivediamo tra poco, ci risentiamo anzi tra pochissimo su Radio Sorriso. Rimanete con noi, cari sorrisini. Giro di tacco torna la prossima settimana, sempre alle ore 13. Ciao! Ciao!